Il costone che sovrasta la strada del Mingardo è franato ancora una volta. Nella notte scorsa due grandi pietre si sono staccate dal costone andandosi a posizionare al centro della carreggiata. Il punto è lo stesso dove sono in corso i lavori per ripristinare la voragine che si è formata un anno fa dopo le forti mareggiate. La paura peggiore per i cittadini è quella della chiusura dell'arteria. I tecnici che questa mattina facevano passare a stento le automobili annunciano la probabile chiusura della strada per effettuare i lavori di messa in sicurezza. Nel caso in cui la strada venisse chiusa, ci sarebbero enormi disagi per la comunità di Camerota, costretta a lunghi tragitti. Deciderà il genio civile, dice l'assessore ai lavori pubblici della provincia di Salerno, Attilio Pierro. Assessore, che cosa è accaduto questa notte? C'è stato un altro distacco di massi lungo la Mingardina? Zona Mingardo, dove abbiamo fatto l'intervento per l'erosione costiera. Quella è la zona, più o meno c'è stata caduta massi, con il sindaco di Camerota abbiamo concordato di fare un sopralluogo congiunto con il genio civile, visto che la competenza è della regione Campania, difesa suolo, genio civile, provvisoriamente la... Quindi il tratto, mi scusi, è quello che collega Palinuro a Camerota? Sì, è il tratto che collega Palinuro a Camerota. Purtroppo la provincia è sempre danneggiata, perché la strada è di proprietà nostra, ma il costone roccioso, la competenza, come sapete, non è della provincia. E adesso effettueremo un sopralluogo insieme al genio civile. Se il genio civile dichiarerà che non ci sono pericoli di caduta massa, ci sarà sicurezza, diciamo, non ci sono pericoli, incolumità per i passanti, noi l'apriremo la strada. Se il genio civile dirà che ci sono problemi, logicamente la prima cosa è la sicurezza dei cittadini e degli automobilisti. Quindi vogliamo chiarire, non parliamo della Mingardina, quindi non è a rischio chiusura la Mingardina, ma il tratto che collega la sola comunità di il solo centro abitato di Camerota. Sì, è il tratto che collega Palinuro a Marina di Camerota. Invece per quanto riguarda la Mingardina, ricordiamo... Riguardo alla Mingardina abbiamo fatto il progetto, è stato approvato già dalla Commissione Ambientale del Comune di Camerota ed è stato trasmesso alla sovrintendenza per il parere. Posso aggiungere qualche altra cosa, visto che la settimana prossima consegneremo i lavori della Mingardina, quell'intervento di 1,6 milioni, dove... sarà realizzata la rotatoria e illuminazione sia ad Orca Gloriosa che a Poderia, poi saranno realizzati vari tratti di asfalto drenante, segnaletica verticale e orizzontale, e spesso in quell'intervento sarà realizzata un'ulteriore barriera paramassi di circa 1,60 m e una rete paramassi di 230 metri, mi sembra che è previsto nel progetto. Ecco, nel caso di chiusura di questo tratto stradale, quale percorso dovranno effettuare le comunità locali, gli automobilisti? Come sapete c'è sia la strada che va da Licosate che va da San Giovanni a Pino. Noi vogliamo evitare questo, però la prima cosa, come dicevo, è la sicurezza degli automobilisti. Se la regione Campania, il genio civile, dichiarerà che non ci sono pericoli, noi la strada la apriremo, oppure se c'è da fare qualche intervento, con la disponibilità della regione, noi ci attiveremo subito.